Quindi, anche se non saremo centinaia o migliaia stasera, veramente grazie di essere presenti e cerchiamo di diffondere al massimo queste mie ricerche che d'altronde non sono solo mie, perché come ho messo nell'edizione italiana, anche grandi saggisti, grandi docenti come Edward Conze hanno accennato a questa nascita simultanea del cristianesimo e del buddismo Mahayana. Ed è una cosa rilevante perché nel nostro contesto di divisioni, sempre di più anche con questo contesto sanitario, diciamo, tra virgolette, per usare un eufemismo, è importantissimo rimanere uniti e anche vedere come attraverso la storia eventi importanti sono successi. E abbiamo dimenticato questa parentela, questo legame di famiglia tra Occidente ed Oriente, e questo quindi cercherò di dimostrarlo. Ecco, sono le 7 e 4, quindi possiamo cominciare. La porta stretta è il grande veicolo, è diciamo, il racconto mai scritto dell'incontro dei primi cristiani e del buddismo, delle origini sulla via della seta nel primo secolo d.C. Oggi, se guardate su Wikipedia, in tutte le lingue del mondo, sulle origini del Mahayana, è difficilissimo trovare una spiegazione chiara. Nel buddismo Mahayana stesso si dice che il Buddha aveva chiesto ai discepoli di aspettare che l'umanità fosse pronta a ricevere gli insegnamenti del grande veicolo, e quindi teoricamente 6 secoli dopo l'umanità fu pronta a ricevere i nuovi sutra, i nuovi insegnamenti che troviamo nel grande veicolo. Questa è la versione del Mahayana. Ma con tutto il dovuto rispetto alle tradizioni del Mahayana è importantissimo però studiare storicamente come questa cosa è avvenuta. Nel 2019 sono stato a Dharamsala, a un insegnamento del Dalai Lama, era a Macleod Ganj, e alla fine dell'insegnamento sul Sutra del Cuore, il Dalai Lama ha detto che il buddismo si doveva sempre adattare anche alle scoperte più recenti, scientifiche, anche se il termine non mi piace, preferisco dire delle scienze umane, della storia, eccetera. E che quindi bisogna sempre avere questa dialettica tra la rivelazione e la storia, ed è così che le cose succedono anche, cioè che accanto al processo di rivelazione degli insegnamenti storici c'è sempre anche un processo di evoluzioni storiche in cui una tradizione rivelata si mischia e si trasforma a contatto con le altre tradizioni. Allora, il Mahayana in poche parole cos'è? Il Mahayana è questa rivoluzione avvenuta nel primo secolo d.C. sulla via della seta, negli antichi regni greco-buddisti della Bactriana, nell'impero Kushana. Era un grandissimo impero che si era sistemato all'inizio del primo secolo d.C., che andava dal sud della Cina fino alle pianure dell'India. E allora in questo impero del Kushana apparvero nuovi sutra, nuove divinità buddiste, una dea della saggezza, una trilogia di tre santi dell'Ovest che si incontrano in un paradiso della terra pura d'Occidente, un Buddha che fa parte di questa trilogia, Avalokiteshvara, che è un Buddha bianco d'Occidente, che ha attraversato gli inferni, che è destinato a salvare tutti gli uomini. Un Buddha che lo ha generato, Amitabha, e un terzo Buddha, Mahāṣṭhāma Prapta, che porta la forza e l'ispirazione, simboleggiato dal fulmine.
La via della saggezza, certo, è Tara, la Prajnaparamita, che a poco venne a prendere le sembianze di Tara. C'è anche l'apparizione di un Buddha del futuro, il Buddha Maitreya, che, come l'etimologia lo dimostra, è la trasformazione del dio Mitra, il dio Mitra che si adorava dall'estremo occidente all'India. C'erano due Mitra, un Mitra indiano, un Mitra persiano, con poche differenze, ma comunque è sempre quest'idea di un dio dei contratti, amico di tutti, come lo dimostra l'etimologia. Maitri, che vuol dire amore e amicizia. C'è anche l'apparizione in questo Mahayana di nuovi sutra, come il sutra del loto e il sutra del cuore. Questi sutra appaiono nella prima metà del primo secolo d.C. E oggi non c'è nessun docente che sa spiegare quello che io chiamo una rivoluzione. Una rivoluzione perché proprio niente nel buddismo delle origini, nel Theravada, prima del primo secolo d.C., lasciava indovinare una tale trasformazione. Cioè che quando si studiano i sutra anteriori al Mahayana, non c'è questo Buddha del futuro, non c'è una divinità femminile, non c'è una trilogia, non c'è un paradiso della terra pura d'Occidente, non c'è quest'idea anche della devozione, cioè che la devozione è importantissima nel Mahayana, con l'idea di salvare tutti gli uomini. Invece, questi valori sono presenti nell'ellenismo. Già, con certo il culto della saggezza, questi valori e queste idee sono presenti anche nell'ebraismo e anche nello zoroastrismo. E quando si guarda veramente quello che appare nel Mahayana, studiando i sutra, i rituali, studiando anche le trasmissioni sulla via della seta, vedendo come i primi cristiani sono arrivati anche nel sud dell'India attraverso Tommaso, la cosa è documentata perché si parla nel Kerala, cioè si pratica ancora il rito siro-orientale, si celebra il culto in siriaco. Ebbene, sarebbe veramente una cosa incredibile che il cristianesimo non fosse arrivato anche sulla via della seta, che era molto più facile da percorrere che non la via delle spezie nel Kerala, cioè che faceva arrivare nel Kerala. Non bisogna mai anche dimenticare che proprio nel momento in cui apparve il Mahayana, cioè un po' dopo, nel secondo secolo, tra il secondo e il terzo secolo d.C., apparve un'altra grandissima sintesi, quella di Mani. Difatti, il manicheismo rappresenta una sintesi del cristianesimo, un cristianesimo molto gnostico, certo, del buddismo e dello zoroastrismo. Difatti, Mani è stato chiamato il Buddha dell'Occidente e lui andò anche a predicare nell'impero Kushana prima di essere martirizzato. Allora, questa tesi certo ha creato molte difficoltà, è stata molto censurata, ho viaggiato molto, sono stato in America, sulla costa est, sono stato in India, ho viaggiato molto in Francia, sono stato in tutta Italia, all'orientale, ho incontrato un sacco di persone a Roma, a Milano, a Napoli, anche a Firenze, e difatti non è certo politicamente corretto pretendere che sia l'arrivo di un gruppo di cristiani pieni di fede che, incontrando i buddisti delle origini, che erano già presenti
da molto tempo, in Gandhara, nel Pakistan, nel Kashmir, in questa zona dunque dove si raggiungono l'Afghanistan, il Pakistan, il Kashmir indiano. Ebbene, questi cristiani sulla via della seta, portando il messaggio della compassione infinita, del sacrificio che loro abbiano potuto così provocare una trasformazione all'interno del buddismo, suscitando la nascita del Mahayana. Allora, innanzitutto tengo a precisare che io non sono interessato a diciamo convincere a portare la gente, certo, dal lato del cristianesimo. Difatti, esponendo le mie ricerche, ho avuto difficoltà sia con i cristiani che con i buddisti, con i docenti dell'università, che con direttori di musei e anche giornalisti, perché oggi purtroppo c'è sempre questo culto della separazione, dell'iperspecializzazione che impedisce di vedere come le cose si riuniscono e come hanno anche un'origine comune. E per questo invece le mie ricerche sono state incoraggiate da Edgar Morin, il filosofo francese, che lui ha, cioè, con il suo concetto del pensiero complesso, lui ha capito benissimo come le civiltà si sono influenzate e come anche un piccolo gruppo di persone possono influenzare una spiritualità o una religione, tra virgolette, una filosofia, anche stabilita da molto tempo. Realtà è spesso successo così, anche che un piccolo gruppo di persone influenzi diciamo un'istituzione. Allora, adesso entriamo più precisamente nella dimostrazione del libro, quindi eccolo. La porta stretta è il grande veicolo e cercherò di riassumere, dando i miei metodi di lavoro e anche esponendo alcuni fatti, di questa ricerca seguendo, il sommario del libro e cercando di non dimenticare niente di importante, anche senza essere, diciamo, senza seguire troppo, anche per non scocciarvi. Come ho detto, per cominciare è importante quando cerchiamo di avere un'idea di una questione storica di moltiplicare gli angoli per capire le cose, di essere in questo pensiero complesso. Per questo ho usato sia la storia che l'archeologia, la geografia sulla via della seta, l'iconografia che è molto importante perché l'arte è cocciuta, cioè è più facile travestire, più facile nuocere a un testo, a delle parole, che a una statua che 2000 anni dopo esce così dalla terra e dimostra quello che era succeduto, come nel caso dell'arte greco-buddista, che dimostra benissimo l'incontro dell'Occidente e dell'Oriente, del pensiero greco, della filosofia greca, dell'arte greca e del buddismo nel primo secolo d.C. L'etimologia è importantissima perché ci si trova di fronte a un nome di Buddha o di Bodhisattva, è importantissimo andare a capire quello che hanno voluto dire, quello che l'hanno battezzato con tale nome. E la mitologia anche perché attraverso i miti possiamo tornare indietro. E ritrovare spesso quello che tradizioni popolari hanno voluto dire.
Allora, Edgar Morin mi chiese, quando io gli esposi le mie ricerche, mi chiese perché no e perché no il contrario. Anche Robert Thurman, nella Tibet House di New York, dove l'ho incontrato nel maggio 2018, mi disse: Jesus and Avalokiteshvara are the same person, that's for sure, but remains to know which sense it went. Quindi Avalokiteshvara e Gesù sono la stessa persona, e quello che mi disse è gli stesso, ma rimane da sapere in che senso le cose sono successe. Allora, come vi ho accennato prima, non c'era niente nel buddismo delle origini che lasciava supporre questa trasformazione. Nel Theravada si può cercare, ma non c'era niente di questo. La parola Bodhisattva esisteva nel Theravada, ma unicamente per designare le tappe dell'evoluzione del Buddha, prima della sua incarnazione in quanto salvatore del mondo, come Siddhartha Gautama Shakyamuni. Nella stessa maniera forse esisteva la parola Mahayana, ma designava una cosa totalmente diversa, cioè che non era tutto questo corpo di dottrine che troveremo nel grande veicolo a partire del primo secolo d.C. e nei secoli successivi. E anche quindi la parola Bodhisattva non designava un sacco di Bodhisattva apparsi poi nel primo secolo d.C. Quindi bisogna capire bene quello che designano le parole nel contesto. Passo rapidamente sulla teoria dei decrittobuddhisti che immagino, perché io ho parlato con loro e quindi è una cosa che non si può sostenere usando i diversi metodi di ricerca ai quali ho accennato, quindi i criptobuddhisti dicono che sono i discendenti dei missionari di Ashoka che nel primo secolo d.C. con i greci e gli ebrei ellenizzati dei terapeuti sono loro che hanno addirittura elaborato e creato dal nulla il cristianesimo con la figura inventata di Cristo. Quindi questo per me no, è veramente impossibile, perché sarebbe veramente la prima volta nella storia che un personaggio storico così totalmente inventato abbia provocato una rivoluzione. E se si dice che è successo così per il cristianesimo, bisogna anche dirlo per altre religioni, cioè che se ci sono delle influenze, allora dobbiamo rimettere in questione l'esistenza di Mose, di Cristo, di Buddha, di Krishna, cioè anche di Maometto, cioè che bisogna usare, diciamo, mettere lo stesso dubbio irrazionale, questo lo dimostro nel libro, anche per le altre religioni. Passo rapidamente anche sugli Esseni, che sono una fonte importante per il primo cristianesimo, e ho parlato già di Mani. Nel libro accenno anche agli scritti che parlano di delle visite, dei viaggi di Cristo in India, però, quindi, ho scritto alcune pagine su di questo perché non voglio respingere, nel senso, o rimuovere nel senso psicoanalitico della parola quest'idea, però non c'è assolutamente nessuna traccia storica dei viaggi di Cristo in India. Cioè sono delle supposizioni, è possibile che sia successo, però siccome non ci sono scritti, veramente non ci sono tracce iconografiche, preferisco invece affermare attraverso i metodi accennati che invece i primi cristiani molto rapidamente sono stati sulla via dell'India, non solo attraverso la via delle spezie a sud, ma anche sulla via della seta a nord. Ho accennato a Edward Conze. Allora, questa è una cosa incredibile. Ho parlato di questo viaggio che ho fatto nel 2019 a incontrare il Dalai Lama
a McLeod Ganji, ero nel quartiere di Manju Katila, a Delhi, quartiere tibetano, ero su internet e veramente ho trovato questo bellissimo saggio di Eduard Konza, specialista tedesco, poi passato in Inghilterra nella prima metà del XX secolo, che diceva, nel suo saggio 30 Years of Buddhist Studies, ho tradotto me stesso dall'inglese, dice la cosa seguente. Quindi veramente lo specialista della letteratura della saggezza, Eduard Konza, e dice: a che cosa possiamo attribuire il fatto che il buddismo, proprio nel momento in cui il cristianesimo stesso si affermò, conobbe una riforma radicale nelle sue fondamenta basiche, che lo rese molto più simile al cristianesimo di quanto non fosse stato prima? Non possiamo adesso spiegarci le vicende mediterranee e indiane che si svolsero all'inizio dell'era cristiana. Per l'interpretazione del Mayan sono significative e non dovrebbero essere ignorate. Fu difatti, geograficamente parlando, nelle due regioni in cui era in contatto con il mondo mediterraneo che il Mayan sembra avere avuto la sua origine. Da un lato abbiamo il sud dell'India, il secondo centro dell'incipiente Mayan fu il nord-ovest dell'India. Eduard Konza, 30 Years of Buddhist Studies. Quindi oggi se ne parla poco di Eduard Konza. Quando si cerca una traduzione del Sutra del Cuore, generalmente ci si imbatte sulla sua traduzione, ma lui ha lasciato un'opera molto importante. Era molto interessato dalla gnosi, dalla saggezza, come se fosse innamorato della Prajnaparamita. E lui ha detto questo, e questa sfida, cioè questo challenge, questo invito di Eduard Konza, diciamolo chiaramente, non è stato mai onorato da 50 anni. Io ho cercato di farlo, ma ho scoperto questo anni e anni dopo le mie ricerche, ma ero veramente meravigliato da quello che scoprivo su internet in questo ristorante tibetano di Delhi. E quindi l'ho messo certo nell'edizione italiana. C'erano due scuole principali che, secondo i docenti, hanno preparato il Mahayana. Queste due scuole, nel Gandhara, nel nord dell'India, erano i Mahashtama Prapta e i Sarvastivadin. E allora, i Sarvastivadin, come significa la parola in sanscrito, vuol dire quelli che dicono che tutto esiste nello stesso momento, è una scuola molto metafisica. E nei Mahasanghika vuol dire la grande assemblea, Sangha. Ma quello che troviamo veramente in queste dottrine non lasciano presagire quello che troveremo dopo nel Mahayana. Cioè che certo c'è un'apertura un po' più grande verso forme di metafisica. Cioè esistenza simultanea di tutti i fenomeni, ma questi sono certo aspetti che ritroveremo nel Mahayana, ma non ritroviamo assolutamente i numerosi Buddha e tutte le cose che ho già citate prima, e non mi ripeterò su di questo. Il contesto della nascita del Mahayana è importante. Ho parlato dei Kushana, questi discendenti degli Huezhi, si dice anche Weci o Huezhi. I Kushana erano un clan e loro hanno veramente aiutato alla realizzazione della sintesi del buddismo delle origini con lo zoroastrismo e il cristianesimo. E la saggezza, anche l'ellenismo, e hanno aiutato a questo anche probabilmente perché era un modo per unire i cittadini dell'impero con una religione così di compassione, di mutuo rispetto, che integrava
altre regioni presenti da tanto tempo, come non il cristianesimo, certo, ma come lo zoroastrismo, gli dei greci, anche l'ebraismo, che si era diffuso, anche se le comunità non erano estremamente numerose, ma permetteva veramente per l'impero Kushana, per i sovrani Kushana, con Ashoka, scusa, con adesso dimentico il nome di questo imperatore Kushana, che certo non è Ashoka, che era 3 secoli prima, ma ok, lo ritroverò questo nome probabilmente. E insomma, creare così, aiutare all'organizzazione di una nuova religione sincretica era l'occasione anche di unire, di federare i cittadini, esattamente come 2 secoli dopo Costantino ha aiutato, si è aiutato del cristianesimo, e i discendenti anche per federare i cittadini dell'impero. Un sutra importantissimo che appare nel primo secolo d.C. è il Sutra del Loto. Allora, il Sutra del Loto è stato rivelato, secondo il Mahayana, sul picco degli Avoltoi di Rajgir e nel Bihar, nella regione di Bodhgaya, un posto dove il Buddha andava a ritirarsi con il Sangha durante la stagione delle piogge. E che cosa troviamo in questo Sutra dell'Otto? Nel Sutra dell'Otto abbiamo delle parabole veramente simili al cristianesimo. Per cominciare, la parabola del figliol prodigo, che allora, con piccolissime differenze, ma praticamente abbiamo un figlio che lascia il padre, che gli chiede il denaro, e che parte e che poi cade nella povertà. E questo figlio torna nella città natia. Il padre lo riconosce, ma il figlio non riconosce il padre e soprattutto ha paura di presentarsi a suo padre perché si vergogna. E il padre a poco gli dà delle cose da fare senza farsi riconoscere, non lo tratta come suo figlio per non spaventarlo, perché non si vergogni, e alla fine si fa riconoscere del figlio, e quando è sul punto di morire, il padre quindi offre, fa ereditare il figlio al prodigo di tutta la sua fortuna, e fa la festa dicendo: ecco, ho ritrovato il mio figlio. Questo si trova nel Sutra del Cuore. Nel Sutra del Cuore abbiamo un'altra parabola, è la parabola del padre e medico che vuol far bere un rimedio contenuto in una coppa ai suoi figli e discepoli. Però loro non vogliono bere perché è amaro, il liquido non è buono. Allora il padre è medico, il maestro è medico, fa finta di morire per forzare i discepoli a bere questa coppa amara, e loro bevono questa coppa per seguire l'esempio del loro maestro. E poi il maestro torna e dice: ecco, ho fatto finta di morire per obbligarvi, per forzarvi a prendere questa medicina amara che voi non volevate bere.